Benvenuti in un luogo un po' più strano per le conferenze stampa, però appunto, visto che si parla di maghe aperte, non vedo come posto migliore farlo in maglia. La presentazione della stagione estiva 2018. Come le ultime due edizioni, visto che soprattutto l'anno scorso è stata una cosa molto positiva, grazie anche al lavoro che ha fatto il nostro direttore, che è lui che gira. Nei primi anni avevamo scelto una giornata e tutte le maghe dovevano alzarsi. Invece il fatto di fare un calendario dove ci sia la possibilità di assaggiare, vedere in varie date le varie maghe, ha avuto un successo estremamente positivo. E questo qua ci ha proprio come consiglio, abbiamo ritenuto opportuno di ripresentare di nuovo l'edizione di Maglie Aperte 2018. Anche qua abbiamo deciso di fare la conferenza stampa a casa di Viso, uno perché è una maglia, ma proprio perché oggi all'apertura c'è stato proprio il centenario dei CAI della Valle Camonica. Allora, visto che abbiamo fatto un'iniziativa con loro, abbiamo ritenuto opportuno su Montorso, facciamo un mestiere di servizio. Dunque, quest'anno è forse ancora più ricco dello scorso anno, come adesso il programma Lascio due parole assisti, e ci sono oltre ai formaggi, ai prodotti biologici del Valle Camonica Vino Distretto, prodotti del territorio, anche varie iniziative, musica, politica. Abbiamo cercato poi di far sì che il Silter non sia solo il formaggio, ma sia qualcosa che va a collegare, a unire il più possibile la Valle Camonica. Magari lascio la parola a Oliviero, così spiega un attimino meglio il programma. A parte la collaborazione con il direttore della Valle Camonica che c'è stata anche l'anno scorso, quest'anno abbiamo pensato di fare l'attività in maga sempre correlandola ad altre attività. Abbiamo oggi il centenario della Grande Guerra, abbiamo la Mangevai. Un giorno ci sarà un maestro violoncellista che durante la lavorazione, la casificazione suonerà il suo violoncello, cioè faremo delle attività correlate alla casificazione. Per chiudere l'ultima giornata con l'ONAF, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori e Formaggi, e noi con loro valuteremo insieme, assaggeremo insieme dei formaggi, dei Sinter Top fatti nelle varie marche.